prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di ogni lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo la 19ª domenica del tempo ordinario e la nostra comunità, nella tradizione popolare, oggi facciamo memoria di Santa Rosalia, una santa nostra corregionale, vissuta nel 1100. Una ragazza che ha abbandonato la vita montana per dedicarsi e consacrarsi totalmente al Signore. E allora vogliamo chiedere la sua intercessione perché ognuno di noi possa riscoprire la bellezza, la grandezza della presenza del Signore nella nostra vita. E allora, così, con sentimenti di umiltà, vogliamo chiedere perdono al Signore dei nostri peccati, implorando la divina misericordia. Essendo giunto al monte di Dio, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quand'ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avessero congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia dalla terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro allora rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami! E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: davvero tu sei il Figlio di Dio. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, in questa 19ª domenica del tempo ordinario, la parola di Dio ci invita a riflettere sulla presenza di Dio nella nostra vita, sulla ricerca di Dio. Ognuno di noi, io penso che senta questo desiderio di incontrare il Signore, di vivere alla presenza del Signore. E allora sorge la domanda: dov'è Dio nella mia vita? Questa riflessione, prima di farla noi, la fece il profeta Elia. Elia, profeta di Dio, sentiva questo grande desiderio di parlare con Dio, di stare con Dio. E allora si andò a rifugiare in una caverna sul monte Horeb e chiedeva a Dio di parlare, di sentire la sua voce. Allora pensò bene di uscire fuori dalla grotta e si scatenò un vento impetuoso, l'abbiamo sentito dalla pagina del libro dei Re. Si scatenò questo vento forte, pensava che Dio fosse in questo vento forte, ma non era lì Dio. Poi successe un terremoto, un grande frastuono. Pensava che Dio fosse lì in quel terremoto, ma Dio non era in quel rumore. Dopo un po' sentì un vento leggero, proprio molto sensibile, e lì cominciò a sentire la voce dello Spirito di Dio. Penso che capita anche a noi, fratelli, di sentire questo desiderio di sentire la voce di Dio nel nostro cuore. Ma certamente questa voce di Dio non la sentiremo se nel nostro cuore, nella nostra vita, c'è rumore. C'è il rumore del mondo, c'è la parola del mondo, non nella parola di Dio, ma la parola del mondo, il rumore del mondo. Vedete, oggi non so se vi è capitato e vi capita spesso di arrivare a casa, magari dopo il lavoro o dopo un impegno, sentire subito questa esigenza di accendere la televisione, di accendere la radio, cioè in modo da sentire il rumore, quasi che il silenzio ci fa disturbo, ci porta a disturbo, meglio, ecco, ci provoca la nostra coscienza, interpella. Allora abbiamo bisogno di proprio, ecco, di lenire questa sofferenza con il rumore, perché la voce di Dio certamente interpella la nostra vita, chiede la nostra vita, provoca la nostra vita. E dice il profeta: la parola di Dio è dolce come il miele, ma può anche darsi che ha una lama a doppio taglio, può anche ferire la parola di Dio. Allora, in determinati casi, quando non ci sentiamo predisposti e ben preparati, può anche darsi che la parola di Dio ci porta a disturbo, ci dà fastidio. Allora cerchiamo di rifugiarci nel rumore. Ma dobbiamo considerare proprio che nel rumore del mondo possiamo incontrarci anche nella tempesta. Abbiamo sentito la pagina del Vangelo dove Gesù camminava sulle acque per andare incontro ai suoi discepoli. E i discepoli lì stavano pescando, non appena lo videro, è un fantasma, è un qualcosa di straordinario. Ma Gesù subito gridò: non abbiate paura, sono io. E allora Pietro disse: se tu sei il figlio di Dio, dimmi di camminare sulle acque, io verrò da te. E Gesù disse: vieni. E non appena Pietro si mise a camminare, subito sprofondò nell'acqua, e gridando: Gesù, salvami, sto per morire. Sto per perdere la vita, sto per affogare. E Gesù lo rimproverò dicendo: Pietro, uomo di poca fede. Può succedere anche a noi, carissimi fratelli e sorelle, in questa nostra vita, in questo nostro vagare per le vie del mondo, può succedere che ci imbattiamo in una tempesta, vero? In un diluvio, in uno tsunami, ora si parla anche di tsunami.
vero, una nuova, ecco. E allora può anche darsi che se non siamo preparati a questi eventi straordinari, possiamo rischiare anche di morire, dico fisicamente, ma spiritualmente, fratelli, perché è come un fiume in piena il rumore del mondo, il mondo stesso. Siamo qui vicino al fiume Platani, e quando è in piena si porta dietro tutto. Allora c'è il pericolo che ci lasciamo trascinare dalla piena del mondo. E allora qual è l'ancora di salvezza se non Gesù, fratelli? Se no questo nostro rifugiarci nella misericordia di Dio, così come fece Pietro. Pietro, quando capì che era in difficoltà, Gesù salvami perché sono in pericolo. E allora anche noi in determinati momenti abbiamo questo bisogno di gridare al Signore, perché il Signore possa venire nella nostra vita e aiutarci. E allora noi dobbiamo chiederci ancora: ma Dio c'è nella nostra vita? Proprio in questi giorni, per avvalorare ancora di più questo messaggio, leggevo una storiella dove un bambino chiedeva a suo papà: papà, dov'è Dio? E certo è una domanda un po' difficilina per un papà, dire al proprio figlio dove si trova Dio. E dopo qualche minuto questo papà rispose: Dio è dove lo si lascia entrare. È vero, fratelli, se lasciamo entrare Dio nella nostra vita, Dio entra. Ma se nella nostra vita, nel nostro cuore, non c'è spazio per Dio, perché lo spazio necessario per Dio è naturalmente dato ad altre cose, e per forza di cosa non ci sarà la presenza del Signore. Ci saranno altre presenze, altri interessi, ma non hanno niente a che fare con la presenza di Dio. Ci possono essere altri signori, altre divinità nel nostro cuore, ma certamente non ci sarà la presenza del Signore. E allora prendiamo spunto da Santa Rosalia, questa ragazza, poco meno di 20 anni, un bel momento capì, si sentì chiamata dal Signore. Apparteneva a una famiglia nobile di Palermo, non gli mancava niente, però gli mancava il necessario, cioè stare in comunione con il Signore. Manifestò al padre di consacrarsi al Signore: apriti cielo. Gliel'hanno proibito, allora fuggì. Così la tradizione ci racconta che si rifugiò tra le montagne dell'Acquispina, dove dentro una grotta, che tutti conosciamo più o meno, si rifugiò e si mise a pregare proprio per stare in silenzio, ma con il Signore. E dopo l'Acquispina sappiamo che andò a morire al Monte Pellegrino a Palermo, ma proprio donandosi totalmente al Signore. L'unico suo obiettivo era vivere con il Signore. Ma dove? Nel silenzio. Era un eremita. Chi è l'eremita? Colui che sceglie di stare da solo con il Signore, non perché detesti il mondo. Se per sé il mondo è il creato, attenzione, non è che è diavolo il mondo, però bisogna saperlo vivere il mondo, perché se no ci lasciamo trascinare come il fiume in piena. Le cose positive nel mondo ci sono, è vero, però dobbiamo avere, attenzione, un serio discernimento, capire ciò che è bene e ciò che è male, e non vedere il bene dove c'è il male e dove c'è il male vedere il bene, perché questo rischio c'è, questa tentazione che si maschera di bene c'è. E allora noi, ecco, moralmente dobbiamo, che cristianamente dobbiamo avere questa capacità, fratelli, di capire quando stiamo per sprofondare. Pietro lo capì subito, appena mise piedi nell'acqua, cominciò a camminare, subito sprofondò. Signore, aiutami. Allora, mentre siamo in tempo, fratelli, chiediamo aiuto al Signore. Può anche darsi che non avremo più tempo, guardate, perché oggi dobbiamo essere pronti a tutti. Allora, quando il Signore viene e bussa alla porta della nostra vita, diciamo nenne, dobbiamo essere pronti, non sappiamo né l'ora né il momento. E allora, ecco, questo è il momento propizio della nostra vita. Ogni tempo, ogni ora è sempre un'ora indispensabile per convertirci e credere alla sua parola.
Quando il giovane ricco chiese a Gesù: cosa devo fare per avere la vita eterna? E cosa rispose Gesù? Convertiti e credi al Vangelo, cioè cambia la tua vita, il tuo modo di pensare, il tuo modo di dire, di fare. Vedi che le cose cambieranno nella tua vita, ma devi credere alla parola. Vedete quante cose belle il Signore ci mette a disposizione, quanta grazia che il Signore, l'abbiamo sentito anche nella seconda lettura, proprio Paolo si sentiva male, diceva: fratelli, io per me ho una sofferenza dentro di me, perché sono fratello vostro, appartengo al popolo di Israele. E in quanto popolo di Israele, quante grazie il Signore ci ha dato, ci ha dato la sua presenza, ci ha dato lo Spirito Santo. Ma che uso ne abbiamo fatto di queste cose? Fratelli, non lo sapete che dobbiamo rendere conto al Signore di tutte queste cose? Ed era Paolo che lo diceva 2000 anni fa, ma penso che sia la stessa cosa anche per noi, fratelli. Quante grazie il Signore, quanti mezzi, o meglio, quanti mezzi della grazia per vivere la sua presenza. Ma quali sono questi mezzi? Chiaro, semplice, fratelli. I sacramenti sono i mezzi efficaci per la grazia. La parola di Dio, la parola della Chiesa, il Magistero, le attività pastorali di ogni parrocchia, di ogni comunità, questi momenti così, sono mezzi efficaci per incontrare il Signore. Oggi non siamo venuti qui perché l'acqua vi faceva caldo o perché non avevamo niente a che fare. Siamo venuti qua per incontrare il Signore per intercessione di Santa Rosalia. Questo è un mezzo, fratelli, che il Signore ci mette a disposizione. E allora chiudo: ma che uso ne abbiamo fatto di questi mezzi? Vedete, quando abbiamo la macchina in mano, quando ci siamo comprati la macchina, spero che ognuno di noi, pensi che ognuno di noi ne ha avuto cura di saper guidare, di saperla, ecco, cautelare, eccetera. È così la grazia che il Signore ci ha messo a disposizione. E allora non dobbiamo fare altro, non dobbiamo scoraggiarci, attenzione, ma la cosa che dobbiamo fare, ecco, riscoprire la bellezza della grazia del Signore, che ripeto, sono i sacramenti, la preghiera, la parola di Dio, la parola della Chiesa e le attività pastorali di ogni comunità. Questi sono i mezzi. Guardate, così semplici, così belli, e naturalmente così, non dico straordinarie, perché le cose ordinarie ce le abbiamo ogni giorno, ma attraverso queste cose semplici e straordinarie e ordinarie possiamo arrivare alle cose straordinarie, alle cose straordinarie. Ogni cosa concorre al bene, anche la, non lo so, la ballata in piazza, il cantante, cose buone per la nostra vita. Ma tutto deve concorrere al bene, perché se ci fermiamo a una cosa, siamo cristiani a metà. Ma il Signore non ci desidera a metà, ci vuole cristiani tutti di un pezzo, mezza cazzola non ne vuole, Signore, ne vuole completi, decisi veramente di scegliere la sua vita affinché diventi la nostra vita. E allora lì che si gioca il nostro cristianesimo, fratelli, se sappiamo scegliere Cristo per la nostra vita. E poi tutto il resto ci verrà di conseguenza, guardate. Le sofferenze ci sono, le difficoltà ci sono, non è che i mari, i fiumi in piena ci sono, non è che ci saranno sempre, però se siamo ferrati bene interiormente, se abbiamo la forza dello Spirito Santo nella nostra vita, possiamo combattere veramente, cioè trovare quella forza fino a camminare sulle acque del mondo, sul mare del mondo. Ma questa forza ce la può dare solo il Signore, non certamente il mondo. Se l'ho dato Gesù Cristo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Preghiamo. La partecipazione a questi sacramenti salvi il tuo popolo, Signore, e lo confermi nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, ora alla fine della celebrazione si snoderà la processione del piccolo simulacro di Santa Rosalia.
Ecco, arriveremo alla piazzetta della stazione pregando naturalmente e ritorno, ecco, qui nella piccola chiesetta. E alla fine, ecco, della processione leveremo una preghiera particolare a Santa Rosalia e subito dopo la preghiera ci sarà un momento, ecco, di comunione fraterna offerta dall'amministrazione comunale, così come ogni anno qui diciamo il nostro grazie per questo momento ricreativo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente per intercessione di Santa Rosalia, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Ti salutiamo, Vergine, colomba tutta pura, nessuna creatura è bella come te. Prega per noi, Maria, prega per i figli tuoi, Madre che tutto puoi, abbi di noi pietà, abbi di noi pietà. Viva Santa Rosalia! Viva Santa Rosalia! E facciamo un applauso a Santa Rosalia. Signore con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ciao, ciao, ciao. Vieni, vieni, qua, vieni. Guarda dove c'è. Si è fermato, no, c'era di genere. È giusto, sta pronto. È a casa. Era solo con Gianluca. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto. Ribelli appetiti e di far sempre pascolo del nostro spirito la meditazione della più devota di quelle cristiane verità che solo ci possono procurare il vero benessere in questa vita e la eterna beatitudine in cielo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri tempi, come noi rimettiamo i nostri tempi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Aiutaci a liberarci dal peccato, radice di tutti i mali sociali, e orientare la nostra vita a Dio, fonte di ogni serenità. Tu che fosti sempre fedele alla grazia e agli impegni del battesimo, aiutaci a divenire sempre più consapevoli di questo primo sacramento della fede, che ci ha resi figli adottivi di Dio,
inserendoci in Gesù Cristo con il dono dello Spirito Santo e a viverlo con fedeltà e coerenza per essere sale della terra e luce del mondo. Rendi salda la nostra fede, perché la professiamo apertamente e la difendiamo con coraggio, senza mai vergognarci del Vangelo, e la traduciamo ogni giorno nella nostra vita. Rendi viva la nostra speranza, fondata sulle promesse di colui che non delude ed è accanto a noi, soprattutto nell'ora del dolore e della prova. Rendi operosa la nostra carità, che è l'amore stesso di Dio, riservato nei nostri cuori. Guidaci, guidati dalla Vergine Maria, accompagnaci nel cammino della vita cristiana, che da Cristo e con Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, ci conduce al Padre, per costruire incessantemente il tuo regno, nella verità e nella vita, nella santità e nella grazia, nella giustizia, nell'amore e nella pace. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Viva Santa Rosalia! Viva Santa Rosalia! Buonasera a tutti. Normalmente, come ci ha anticipato Padre Rosario, stasera il sindaco, per motivi di impegni familiari, non è potuto essere presente, quindi mi ha delegato a portarvi il suo saluto e quello dell'amministrazione comunale più trentena. È con piacere vedere questa sera tanta gente partecipare a questo evento della celebrazione della festa di Santa Rosalia. È veramente una bella tradizione che va prendendo piede e che ci vede sempre più numerosi. È come vedere una famiglia che si riunisce. Abbiamo passato momenti belli di convivialità, di riunione, di affetto, e questo ci fa piacere, ci riempie di gioia e ci gratifica dei sacrifici che facciamo per assicurarvi un'estate di tranquillità, di serenità, di spensieratezza, perché dietro ogni manifestazione c'è tanto lavoro che possibilmente non è visibile, però c'è il lavoro degli assessori, dei consiglieri, di quanti ci collaborano, dei vigili urbani, degli operatori di polizia, dei carabinieri che ci assistono e ci garantiscono tranquillità e sicurezza. Grazie a tutti, ai collaboratori che ci permettono di garantirvi momenti sereni e felici. Ieri abbiamo avuto anche momenti di cultura con l'inaugurazione di un museo della civiltà contadina, che sono le nostre origini. Abbiamo avuto una visita al museo dell'emigrazione, che vi invito tutti gli emigrati a venire a visitare, perché è qualcosa di particolare, è un gioiellino, perché di questi musei in tutta Italia ce ne sono solo 9, e uno è ad Acquaviva Plata. Abbiamo messo tanta fatica e tanto lavoro per poterlo realizzare ed è un gioiello. Quindi vi invito a venirla a visitare, perché c'è la storia del nostro paese, perché per poter costruire il futuro dobbiamo conoscere le nostre origini e tenercele care. Che un popolo che non conosce le proprie origini, non è attaccato alle proprie origini, è un popolo che non avrà futuro. Noi le conosciamo, ci teniamo e speriamo che con l'aiuto di Dio andremo sempre avanti e faremo prosperare la nostra comunità. Abbiamo avuto anche momenti belli, perché c'è questa sinergia con Padre Rosario, con la Chiesa, a organizzare quest'estate, che ha avuto momenti di gioia, di cultura, di sfago, ma anche momenti religiosi di comunione. Questo è bello, perché ci rende una comunità sana, una comunità bella, sicuramente benedetta da Dio e dalla Madonna. Grazie a tutti e vi invito poi, dopo naturalmente i giochi di artificio, a gustare qualcosa che l'amministrazione ha preparato per, come dice padre, padre Rosario, sotto i denti, e come sempre tutti i salmi finiscono in gloria. Quindi buonasera a tutti e buon divertimento. Thank you.
fare, loro sono tutti in battaglia.